Buon pomeriggio fratelli e sorelle nerazzurre, bentornati sul canale, bentornate sul canale. Oggi video pomeridiano, quasi come di consueto, perché praticamente faremo un video al giorno o quasi. Chiaramente raccolgo più notizie e ne parlo insieme a voi. Le notizie riguardano il mercato, ma soprattutto nel mio piccolo cercherò di spiegarvi quello che secondo me è totalmente infondato di quello che si sente. Poi attenzione perché a fine video ci tengo molto che rimaniate qui ad ascoltarmi fino a fine video, perché a fine video vi dovrò purtroppo parlare di una questione assurda che è accaduta ieri su YouTube. Queste cose sono assolutamente da rimarcare, fregandocene altamente di dare visibilità a personaggi che in realtà non meritano nulla. Allora, ragazzi, veniamo alle news. Facciamo la prima parte col sorriso, perché poi ci scende e vi scenderà anche a voi, perché insomma inizierà a trasparire tanta delusione sicuramente. Allora, prima di tutto, vi invito ad andare sotto il canale dell'amico Marco, Marco Barzaghi, perché? Perché la petizione che ormai è da mesi che ha fatto lo stesso Marco, petizione per andare a identificare ogni utente, perché in Italia purtroppo non sono identificati, ci sono nickname di fantasia che non sono riconducibili a persone con nome e cognome. Questa è una situazione che ormai è andata fuori da ogni tipo di schema e procura tantissime noie e dolori anche a noi che facciamo video. Quindi ringrazio Marco per aver citato il mio papà, perché mio papà è praticamente il mio metronomo di YouTube. Perché? Perché a casa guarda i video dei miei amici e poi mi riporta e mi dice vai a vederlo, eh! E quindi volevo parlare di questo. Allora, attenzione, andiamo sulle news e subito con non una smentita, ma ne ho sentite troppe. Chiaramente, troppa gente specula e si è speculato tantissimo sulla notizia di ieri che riguardava nella nostra sede la presenza del numero uno dell'agenzia di intermediazione di calciatori araba. Questo tizio ha un nome che adesso lo devo leggere, si chiama Fad Al-Karni Sharin, una roba del genere. Vabbè, lui, ok, chi è? Lui è il numero uno di una della 11 MANGM, che è praticamente la società numero uno nell'intermediazione dei calciatori per l'Arabia Saudita. Perché è in sede? Perché ha parlato con ausilio, perché si cerca anche tramite loro di andare a vedere se c'è qualcuno, qualche possibile acquirente per i tre esuberi nostri, due su tutti, Radu e Correa. Poi c'è anche Arnautovic, però Radu e Correa sono sicuramente i due che secondo me sono più urgenti. Poi se pensiamo anche Arnautovic, tanto meglio, perché si libererebbe uno slot che potrebbe anche accontentare il sogno, il desiderio di rafforzamento per l'attacco del nostro mister che ha rappresentato la Gudmundsson. Però bisogna prima fare cassa, bisogna prima appiazzare gli esuberi. Quindi, certo, il giocatore vuole venire da noi. Il prezzo che chiede il Genoa, lo sappiamo, è comunque un prezzo per le nostre casse importante. Quindi bisognerà fare una serie di cessioni. Poi andiamo. Quindi, quando sentite vento da rabbia perché c'era questo intermediario, mettetevi a sorridere, dai, che è meglio così. Non diamo peso alle stupidate. Poi parliamo un attimino di Dumfries, perché la situazione di Dumfries quasi tutti la conoscono, però ribadiamo che si aspetta l'europeo, perché se il giocatore rinnova alle cifre che fa l'Inter, quindi 4, massimo 4 e 2, bene, si potrebbe anche continuare insieme. Se il giocatore non rinnova, invece verrà messo sul mercato. Verrà messo sul mercato con un anno di contratto, chiaramente non si può pretendere chissà che cosa, quindi in quel caso si cercherà un acquirente e la cifra si dovrebbe aggirare intorno ai 20 milioni. Perché? Perché si vuole evitare chiaramente di perdere soldi e il caso Skriniar ha insegnato. Quindi la situazione Dumfries
è da rimandare dopo l'Europeo, sperando che faccia un'ottima prestazione e la sua appetibilità possa crescere, perché di offerte non è che ce ne siano tante, da quello che ho capito. Quindi quando si parla di Neuer, il giocatore del Bologna, molto bravo tra l'altro, però con un prezzo che sta lievitando prestazione dopo prestazione, beh, sta facendo un grandissimo europeo, quindi a quel punto lì quando sentite parlare vicino all'Inter di qua di là, vicino all'Inter a oggi assolutamente no, perché? Perché c'è prima questa questione e non è detto che Dumfries vada via, perché se rinnova 4-2 secondo me ci sono le basi perché possa restare. Poi ieri è stata una giornata di movimenti, si sta parlando con la Sampdoria per cercare di piazzare in prestito naturalmente i due centrocampisti della primavera, uno è un figlio d'arte, a me tra l'altro piace da matti, che è Alessandro Alex Stankovic, e l'altro ve lo devo leggere ragazzi perché è Hakim Samiro, tra l'altro ho visto giocare ma il suo cognome faccio fatica a ricordarlo, quindi si sta parlando per loro due e si sta cercando di piazzare in Serie A il fratellino, quindi il portiere Stankovic, quindi vicino, così scrivono, al Venezia. Lo stesso Pio Esposito andrà a giocare in Serie A, quindi con i giovani si sta facendo comunque un discorso di crescita molto ma molto oculato. Poi vi riporto una notizia che riguarda il calcio femminile, ma perché? Perché Oaktree ha praticamente fatto il primo acquisto per la prima squadra, che è Martinez, il portiere ex Genoa, no? Si può dire, anche se non è ancora ufficiale, mancano dei cavilli burocratici. Però hanno fatto un colpo molto ma molto importante anche per il calcio femminile, quindi Oaktree vuole consolidare chiaramente la posizione della nostra Inter e migliorarla sotto ogni punto di vista. E dopo questo acquisto, vi dico, vogliono fare competitivo, vogliono rendere competitiva anche la squadra femminile. Perché? Perché l'acquisto è un acquisto importantissimo, perché è stata la capitana nel 2023 della Spagna, che ha vinto appunto i mondiali, e lei si chiama Ivana Andreas, e è una nuova giocatrice dell'Inter femminile. Quindi questo per farvi capire quanto Oaktree non sia una toccata e fuga e basta, ma sia un progetto, come va sempre spiegato, a medio termine, medio barra lungo termine, ok? Quindi non è che sta qua un paio di mesi, vende come vi dicono i fenomeni, no, sta cercando di accrescere il valore dell'Inter a 360 gradi praticamente, ok? Poi ragazzi, altre news riguardano la nazionale, perché? Perché domani c'è la partita degli ottavi di finale, l'Italia sarà la prima a scendere, Italia-Svizzera saranno le prime due formazioni a scendere in campo negli ottavi degli europei, e attenzione perché? Perché le condizioni di due nostri giocatori, Bastoni non ha niente di che, in realtà ha un attacco febbrile neanche tanto forte, non ha partecipato all'allenamento e quindi quasi sicuramente verrà recuperato per la partita di domani sera, mentre Di Marco sembra non farcela, perché? Perché il colpo che ha accusato contro la Spagna non è solo a livello precauzionale, ma proprio il giocatore sente ancora male, quindi è molto probabile che non scenda in campo, al suo posto dovrebbe giocare Cambiaso della Juve. Quindi questo per quanto riguarda la nazionale. Poi ragazzi, visto che vi ho spiegato di Dumfries che ce l'avevo a cuore e il discorso del vento d'Arabia che è una fuffa come al solito, andiamo a quello che vi dicevo inizio video. Quindi ieri c'è stato un video di un personaggio che non menziono perché è un personaggio molto pericoloso che non aspetta altro, però è il solito personaggio al quale io e i miei amici di YouTube non abbiamo mai dato tanto spazio, non abbiamo mai fatto video contro. Però adesso, insomma, dopo quello che hanno sentito nelle nostre orecchie, visto i nostri occhi ieri, è impossibile quantomeno non parlarne e sperare che qualcuno quereli questo personaggio e che qualcuno prenda provvedimenti, perché è assurdo che YouTube sia proprio,
ormai è diventato praticamente quasi uno zoo, cioè quasi uno zoo dove ci sono gli animali privi di intelligenza. Tanti animali sono più intelligenti di questo soggetto sicuramente, però ieri questo elemento ha fatto riferimenti, ha tirato in ballo Falcone, Borsellino, e in più ha tirato in ballo il dottor Viola, della prefettura di Milano, ragazzi, cioè dicendo che va bene che sei interista, bella riassumo, va bene che sei interista, però visto che hai iniziato la tua carriera con questi due grandissimi personaggi, devi un attimino accantonare la tua fede calcistica e devi fare in modo che l'Inter venga processata perché falsa i bilanci e non doveva essere iscritta al campionato. Allora, che faccia di tutto per avere visibilità, uno lo può anche capire, però sempre fino a un certo punto. Finché fai video dove dà dei ladri agli altri, dove attacca Marotta, dove attacca Gravina, vabbè, a uno dà fastidio perché a me dà fastidio, però non gli ho mai dato risalto perché è inutile andare a dare visibilità a un personaggio simile. Però quando vai a toccare due personaggi come Falcone e Borsellino, sono due personaggi che hanno fatto la storia d'Italia, due tragiche vicende finite con quello che tutti sappiamo, insomma, questo personaggio qua va fermato, cioè li devono spegnere YouTube, cioè lo devono assolutamente inibire a fare video del genere, perché sono video che sono molto pericolosi perché incitano all'odio. E all'inizio del video vi ho parlato della petizione di Marco Barzagli, anche per questo, perché comunque questi video cosa generano? Generano odio e tantissimi utenti purtroppo lo seguono questo fenomeno qua. Perché? Perché vanno contro la loro rivale calcistica, e allora andiamo, accodiamoci, perché è il ragionamento che fanno, tanto nome e cognome non ce l'abbiamo, e andiamo a divulgare il verbo di questo qua. Cioè, questa è la cosa pericolosa, e è per questo che è importante, secondo me, che una volta per tutte in Italia si riformi l'utilizzo dei social, soprattutto di YouTube. Io parlo per quello che comunque mi compete. Niente ragazzi, questo è il video, non mi voglio dilungare oltre, il video andatelo a vedere, anche se è brutto fare pubblicità a questo personaggio, però andatelo a vedere perché è di una blasfemia totale e io spero che qualcuno lo denunci perché a questo punto va fermato perché non si può assolutamente andare a esagerare e si è arrivati a un punto veramente di. Io spero di non ritorno per un personaggio del genere sulle piattaforme social. Ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione. Voglio salutare tantissimo i nuovi iscritti. È un periodo che ce n'è parecchi e la cosa mi fa veramente, veramente felice perché è comunque la mia soddisfazione vedere che sei apprezzato. Ragazzi, di Milano il simbolo regale, il biscione dell'Internazionale. Forza Inter, ragazzi.